Salve amici, oggi ci troviamo nella mia spiaggia preferita, Punta Bonita. Per farvi capire dove ci troviamo, qui abbiamo l'isola, la Repubblica Dominicana, al nord la penisola di Samaná, qui abbiamo Las Terrenas e alla sua sinistra Punta Bonita, questo splendore di spiaggia. Alle mie spalle possiamo vedere Playa Cozón, alla quale dedicheremo una puntata intera, perché veramente ne vale la pena. Invece, guardando dall'altra parte, alla mia destra, abbiamo Playa Bonita. Dicevo, questa è una delle mie spiagge preferite, perché ha una particolarità. Da una parte, come potete vedere, il mare è aperto perché è privo di barriera corallina, è quasi sempre ventoso, ed è un luogo di culto per la gente che vuole fare surf o kitesurf, mentre la parte che abbiamo visto prima è un'autentica laguna chiusa da una bellissima barriera corallina, dove ci possiamo fare dei bagni tranquillissimi, in tutto relax. Suggestivo è anche il percorso, come potete vedere, per arrivare a Playa Bonita e a Punta Bonita. Direttamente sulla spiaggia, come avete potuto vedere, ci sono strutture ricettive di tutti i tipi. Bello, eh? Le immagini parlano da sole, parole non ce ne sono. Avete capito adesso perché si chiama Playa Bonita? Accompagnatemi dall'altra parte del promontorio. Come potete vedere, ogni scorcio di questa spiaggia, cioè la Bonita, è strepitosa. Non ci sono veramente parole per descrivere quello che si prova a vedere, uno sfoggio della natura del genere. Amici, adesso andiamo a visitare una spiaggia che neanch'io ho mai visto, ma mi è stata suggerita dal cameraman. Si chiama Playa Escondida, quindi nascosta. Talmente nascosta che non l'ho vista neanch'io. Ce la si fa, ce la si fa! Io amo questo posto. Sento il rumore del mare. Siamo arrivati, scopriamo insieme questa spiaggia. Metri e metri di spiaggia senza una persona, incontaminata, solo natura, io e il mio cameraman. Oggi abbiamo parlato e abbiamo visto solo Playa Bonita e Punta Bonita. Nelle prossime puntate vi faremo vedere tantissime altre spiagge meravigliose. Ciao!